Il calcio futuro a CN Siena parla Luciano Moggi. Il viaggio nelle scuole senesi a 10 giorni di distanza dal suono della campanella. La mostra di Salvador Dalì a Siena dal 18 settembre. Emma Villas Siena il libero fusco afferma il livello è più alto, non sarà facile. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con il calcio, il Covid ha ultimato gli ultimi dettagli per poter dare il definitivo via libera alla CN Siena 1904. L'inizio della prossima settimana sarà quindi fondamentale per le presentazioni ufficiali come quella dell'allenatore Alberto Gilardino, nonostante il sopralluogo al campo di Abbadia San Salvatore da parte del nuovo mister bianconero è stato deciso di non effettuare il ritiro per mancanza di tempo e strutture idonee. La CN Siena 1904 resterà dunque in città e svolgerà la preparazione all'Artemio Franchi o al campo dell'Acqua Calda. Infatti proprio Gilardino è stato visto di recente effettuare sopralluoghi in queste strutture. Inoltre in questi giorni è stato visto in città l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi. L'incontro in questi giorni con questi nuovi imprenditori c'è stato? No, io no. Non li ha mai incontrati né sentiti? Loro non l'ho né incontrati né sentiti. Ripeto, nel frangente il sindaco mi ha chiesto di poter essere vicino al Siena e questo mi ha fatto anche piacere se vogliamo, però ciò non toglie che io al momento attuale me ne stia a guardare la situazione. Quindi non avrà neanche un ruolo di consigliere, diciamo, per questi... No, in questo momento no, assolutamente, anche perché non conoscendo chi viene a comandare nel Siena, non voglio prendermi delle brighe che praticamente possono portare poi a confusione. Vedo che hanno già preso l'allenatore, se non vado errato, alcuni giocatori, quindi stanno operando, io auguro buona fortuna a loro che operano al Siena e certamente vedo con un occhio di favore il Siena e spero che il Siena possa dare quelle soddisfazioni che quando c'ero io le davo. E cambiamo adesso argomento e passiamo al mondo delle scuole, in quanto abbiamo fatto questa mattina un viaggio all'interno delle scuole del territorio per evidenziare criticità e problematiche a pochi giorni dal suono della campanella. Partiamo dunque dall'Istituto Comprensivo Federico Tozzi. Manca sempre meno all'inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo fatto un giro all'interno della scuola, intanto quanto è stata faticosa quest'estate, un'estate ricca di lavori anche all'interno della struttura? Sì, un'estate sicuramente più faticosa del solito e anche abbastanza surreale perché abbiamo rincorso tutte le cose da fare sia dal punto di vista logistico che poi anche organizzativo. Le cose più complicate hanno sicuramente riguardato il reperimento degli spazi, anche perché diciamo che non da subito è stato chiaro quale dovesse essere il distanziamento tra gli alunni. Ad oggi si stanno terminando i lavori nella scuola primaria per garantire il necessario distanziamento a tutti gli alunni della scuola e per garantire la frequenza scolastica per tutto l'orario scolastico a tutti gli alunni. E sono state ricavati dei locali, uno nella ex segreteria e tre nuove aule nella mensa, per cui praticamente ad oggi non abbiamo più il locale mensa. Sono stati ottimizzati tutti gli spazi, quindi tutti i possibili laboratori eccetera sono stati adibiti ad aule e poi tramite sempre un altro intervento di edilizia leggera è stata praticamente ingrandita un'ulteriore aula. Abbiamo cercato di scaglionare gli orari ma di pochi minuti per non aggravare ancora di più quella che è l'organizzazione familiare. Il nodo fondamentale sono i collaboratori scolastici che sono adibiti da una parte alla vigilanza, perché sicuramente tutti questi ingressi vanno presidiati e vanno vigilati, e dall'altra parte per la sanificazione e pulizia. Basti pensare che non avendo più a disposizione il locale mensa per far praticamente consumare il pasto, mangeranno in classe, ma la classe va pulita prima e dopo, e con il personale a disposizione questo chiaramente resta veramente difficile.
quindi da subito è stato chiaro che c'è necessità di collaboratori scolastici, ma anche il personale docente, perché comunque c'è da fare in modo che nessuna classe rimanga mai scoperta. Pensiamo anche alla tutela degli alunni diversamente abili, no? Annualmente il problema più grosso è la nomina dei docenti di sostegno, e quest'anno sicuramente questo problema è più forte e più grave. Ieri praticamente l'ufficio scolastico ci ha chiesto di evidenziare quelle che fossero le nostre necessità, quindi a ieri l'abbiamo fatto, e penso che la procedura dovrebbe essere abbastanza veloce in modo da poter cercare il personale la settimana prossima e poter iniziare in sicurezza. E anche l'Istituto Artusi di Chianciano Terme sta ultimando i lavori per raccogliere i ragazzi in sicurezza. Sentiamo il dirigente scolastico Sergio Marra. Sarà previsto un tunnel interno in cui i ragazzi, entrando in maniera differenziata per classe, quindi l'orario d'ingresso sarà differenziato di alcuni minuti per ogni classe, avranno poi la partecipazione, hanno necessità di passare all'interno di un tunnel sarnificato dove i ragazzi saranno sottoposti ad un passaggio di sanificazione attraverso una nube di disinfestazione. Ci sono anche i termoscanner. Cosa succederebbe se qualcuno risultasse avere la febbre? Se qualche ragazzo risultasse avere la febbre viene temporaneamente isolato, anzi per meglio dire accompagnato all'interno di un'aula, per meglio dire un ambulatorio, una piccola sala medica anti-Covid dove sarà prestata assistenza, e chiamando poi la famiglia per poter poi avere la necessità di venire a ritirare il ragazzo. Qualora non fosse possibile con la famiglia, troveremo noi un sistema per accompagnare il ragazzo nella propria abitazione. Sarà svolto in maniera silenziosa, in maniera circoscritta all'ambiente scolastico e alla famiglia, un'opera di prevenzione, e in caso di, appunto, di contagio o effettiva conclamata presenza del virus sul ragazzo e sulla classe e su tutto il personale. Come personale scolastico vi sentite sicuri? La parola è molto bella, sentirsi sicuri, io penso che nessuno si senta sicuro in questo momento. Una cosa è sentirsi sicuri, e non credo, nemmeno io mi sento sicuro al 100%, perché un po' anche i mezzi di comunicazione non mettono la sicurezza. Un'altra cosa invece è procurare la sicurezza. Quello che noi faremo è agire per procurare la sicurezza a tutti e fare in modo che questa sicurezza poi diventi una realtà. Restiamo a parlare della scuola, perché a sollevare le problematiche sono stati anche gli stessi docenti. Sta per avvicinarsi il nuovo anno scolastico, quali sono le problematiche che andrete a affrontare? Come docenti andremo a affrontare sicuramente problematiche sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista organizzativo. Dal punto di vista didattico è chiaro che secondo quello che prevede la normativa dovremo fare delle entrate scaglionate, quindi sicuramente l'orario sarà ridotto rispetto al programma curricolare. E questo comporterà sicuramente anche un rallentamento dei programmi. Se poi ci mettiamo che ci hanno messo anche obbligatoria l'educazione civica, un'ora a settimana diventa ancora più complicato. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, diciamo, quindi come i bambini staranno dentro le aule, è problematico perché gli spazi non sono sufficientemente capienti e quindi i bambini non riescono sempre a mantenere un distanziamento adeguato. Quindi il docente entra in classe con più tensione rispetto agli anni passati? Questo senza dubbio, la preoccupazione c'è, non vedevamo l'ora di rientrare. Certamente non ci aspettavamo a queste condizioni, e ora che ci siamo, sì, siamo molto preoccupati, veramente. Emerge in qualunque discussione, in qualunque riunione che affrontiamo questa problematica, sì. Bisognava organizzare per tempo, ad aprile, l'inizio del nuovo anno scolastico in una condizione di emergenza. Prendere per tempo delle decisioni in quel momento avrebbe evitato di arrivare ad oggi, in cui non abbiamo i supplenti, non sappiamo da dove andremo a prendere l'organico aggiuntivo promesso, non sappiamo effettivamente come gestiremo, anche dal punto di vista dei protocolli sanitari, l'eventuale problema che dovesse esserci in una classe. Si chiude la classe, si chiudono tutta la sezione, quali sono le condizioni, quanto deve essere grande un cluster per chiudere la scuola, il lavoratore che viene messo in quarantena,
va in smart working o in malattia. Abbiamo dei politici che devono affrontare, lo hanno fatto per molti versi bene, ma sulla scuola credo che siano stati molto carenti. Doveva essere inaugurata nel mese di marzo, poi il Covid l'ha bloccata. La mostra delle opere di Salvador Dalì arrivano a Siena dal 18 settembre e saranno ospitate per un anno nel Palazzo delle Papesse. Teresa Scarcella. Le opere di Salvador Dalì arriveranno a Siena, è un'occasione sicuramente importante anche perché riapre al pubblico un palazzo che da troppi anni forse rimane diciamo nascosto agli occhi dei senesi e dei turisti. Il Palazzo delle Papesse che non viene aperto da 13-14 anni e ci troviamo adesso a presentare circa 200 opere di proprietà privata di un'unica persona che si chiama Beniamino Levi, che è uno dei più grandi collezionisti al mondo di Salvador Dalì e non solo. La cosa importante è che noi vogliamo qui presentare, fare un'opera di divulgazione delle opere di Dalì, in particolare delle opere scultoree in bronzo. Per cui avremo quelle immagini iconiche che Salvador Dalì ha scelto, le 30-35 più importanti, e le vedremo tutte a Siena. Oltre al bronzi avremo le paste di vetro, avremo gouache, avremo acquarelli, avremo altri mobili anche. Come mai Siena? Allora, Siena naturalmente non ha bisogno di spiegazioni, Siena è Siena. Siamo stati contattati in particolare da Eleonora Raito. Un anno è una bella durata, più che altro è il momento che a me piace, perché è proprio il post-Covid che riporta a Siena una spinta. Le assunzioni di persone sul territorio è una cosa alla quale io tenevo tantissimo, come il lavoro delle guide, più che altro senesi, è una cosa alla quale io tengo tantissimo. A Siena in realtà non manca niente, perché Siena è ricchissima di tesori inestimabili, però è anche vero che non si può sempre restare adagiati sul solito, e quindi a Siena secondo me va bisogno di uno scatto in più, questo senz'altro. Dal 18 di settembre e rimarremo fino al 30 di settembre, quindi sarà un anno. Assumiamo molto personale, tutto personale senese tra l'altro. In questo periodo siamo ancora in Covid, non sappiamo quali saranno i risultati. Per sopperire alla possibile mancanza di visitatori teorici, punteremo moltissimo invece sulla divulgazione per gli alunni di tutte le scuole, dalle medie, elementari, licei, artistici e di tutta la Toscana. Quindi faremo delle installazioni ad hoc per i ragazzi. Siena aveva bisogno innanzitutto di riaprire un contenitore museale, quello delle Papesse, che è dal 2008 che è chiuso. E questo per Siena è veramente un gran peccato. Siamo abituati troppo a vedere le porte chiuse di questo palazzo. E poi da lì, perché non da lì? Cioè, Siena è una città finto medievale, un po' rinascimentale, ma non esiste città più surrealista di Siena, se ci pensi bene, no? E adesso la storia di una donna sordomuta che negli ultimi due anni ha preso 54 multe verbali dal valore di 10.000 euro per andare a trovare la madre al Campanzi. Sentiamo la testimonianza del figlio. Di fronte a un varco ZTL, intanto perché? Perché siamo qua questa mattina? Siamo qua per una vicenda forse paradossale che coinvolge i miei genitori, che hanno ricevuto, mia madre in particolare, ha ricevuto 54 verbali per dei passaggi su questo varco, pur essendo titolare di un permesso per trasporto invalidi a suo nome. E questi passaggi venivano fatti per visitare mia nonna in Campanzi, che era ricoverata e non autosufficiente. Il permesso di mia nonna era l'unico che risultava alla polizia municipale associata alla targa dell'auto di mia madre. Una volta che mia nonna ha preso residenza al Campanzi, questo permesso è stato fatto scadere. Mia madre dava per scontato che ci fosse anche l'altro ancora valido ed associato, per la polizia municipale non era così e quindi mia madre risultava transitare abusivamente in ZTL. Stiamo parlando di 54 verbali, siamo riusciti a bloccare quelli che dovevano seguire, che erano altre diverse decine, stando a quanto dice la polizia municipale, dopo i vari ricorsi ammontano ad una cifra che si aggira intorno ai 10.000 euro. Per tutti quanti i ricorsi sono stati respinti dal prefetto in quanto non è stata ritenuta valida la motivazione. Io ritengo che sia dovuto al fatto che i miei, essendo sordi dalla nascita, non sono riusciti a spiegarsi bene o a comunicare bene. Adesso siamo in attesa della sentenza, dell'udienza e della sentenza del giudice di pace, che dovrebbe avvenire a ottobre.
non abbiamo molte speranze. Rammarico perché pur avendo cercato di aiutare i miei nel comunicare con l'amministrazione, con la polizia municipale, non abbiamo trovato nessun tipo di sensibilità o di appoggio, pur comunicando il fatto che un'invalida si fosse ritrovata decine e decine di verbali per transito in ZTL, nessuno si è chiesto come mai. Io ho provato a scrivere al sindaco e al comandante della polizia municipale, ma mi è stato risposto che, dato che le contestazioni erano state respinte già dal prefetto, non c'era niente che loro potessero fare. Adesso la politica. Apriamo lo spazio dedicato ai candidati dei vari partiti per le elezioni regionali. Partiamo da Antonio Manganelli di Orgoglio Toscana, che sottolinea ai nostri microfoni l'importanza dello sviluppo e della ripartenza economica. Ma ho deciso di candidarmi perché proprio per il momento molto difficile che stiamo passando con la pandemia, comunque la crisi economica, ho deciso di mettere a disposizione le mie esperienze, le mie competenze che ho acquisito in più di 20 anni di lavoro in Italia, in istituzioni europee, ho deciso di mettere a disposizione sul mio territorio, nel posto dove sono nato e cresciuto e che ho sempre comunque, per me è sempre stata casa, ovunque io abbia vissuto. Le priorità sono sicuramente delle priorità connesse con lo sviluppo e la ripartenza economica dopo la crisi. Non si può prescindere dal contesto attuale per parlare di ogni tipo di priorità. Quindi la priorità è cercare di far buon uso delle risorse, le risorse europee che arriveranno, che daranno dei fondi e delle risorse anche alla regione. Andranno spese con spesa corrente per tamponare i problemi più urgenti e gravi, però va fatto un piano di infrastrutture, un piano di investimenti in infrastrutture che possano portare nel medio e lungo periodo il territorio a valorizzare le proprie risorse e a portare l'economia a una ripartenza. Eleonora Contucci, candidata in Consiglio regionale per Italia Viva, ha messo in primo piano ai nostri microfoni le priorità per il territorio senese. Vediamo. Nel mondo dell'agricoltura bisogna non continuare a considerare tutti gli agricoltori, gli imprenditori agricoli, dai piccoli a grandi, come beneficiari di soldi statali, perché c'è un po' questo tipo di atteggiamento. Gli agricoltori sono da ringraziare, perché se noi abbiamo, soprattutto in Toscana, soprattutto nel sud senese, un territorio che è amato, sponsorizzato, pubblicizzato, messo in tutti i film, in tutte le pubblicità, fino agli alti confini della terra, è perché gli agricoltori lo coltivano, lo tengono per bene da anni e anni. Se non ci sono disastri idrogeologici, non è perché la politica se ne occupa, ma perché gli agricoltori tengono il territorio a posto. E dobbiamo risolvere il problema degli animali nocivi, cinghiali, ungulati, tutti, diciamo, in maniera più specifica, ma avere anche le cambiali agrarie. Dobbiamo togliere i paletti agli agricoltori che sentono il bisogno di avere liquidità in questo momento per le loro imprese, sia per la produzione in campo agricolo, sia per gli agriturismi. E in questo momento ci vuole un decreto della ministra Bellanova che in qualche modo per 12 mesi dia una libertà di cambiali agrari a tasso zero per tutti gli agricoltori. E poi il mondo della cultura. Noi abbiamo un patrimonio, una perla preziosa che giace sottoterra. Dobbiamo mettere più soldi per le accademie di belle arti, per i conservatori di musica, per le orchestre che ci sono. È un comparto che dà da mangiare a famiglie e famiglie e è rimasto fanalino di coda. Sviluppo infrastrutturale e sostegno al mondo agricolo sono invece alcune delle priorità indicate dal candidato di Fratelli d'Italia, Eros Trabalzini. L'agricoltura, diciamo che è una delle voci di produzione più importante della nostra regione. L'agricoltura ha il ruolo anche di mantenere i nostri territori e farli vedere così belli come piacciono a tutti i turisti che vengono a trovarci. L'agricoltura sta soffrendo però di una crisi importante derivata dal fatto che le nostre produzioni, pur essendo delle eccellenze, non trovano risposta economica per la remunerazione dei costi. Quindi è necessario che la Regione Toscana si impegni con strumenti esistenti, nuovi strumenti per la promozione di tutte quelle che sono le eccellenze toscane al fine di promuoverle nei mercati esteri.
L'arretratezza della regione toscana in generale è pacifica, ci sono degli studi o comunque delle analisi che ci dicono che abbiamo un ritardo rispetto, non dico all'Europa, ma anche a certe aree dell'Italia di oltre 20 anni. Una volta la Toscana era considerata, 20 anni fa, era considerata la gemella dell'Emilia Romagna e quindi prossima a quello che era il nord produttivo con qualità di vita e di produzione di PIL importante. Ora ci stiamo sempre più avvicinando a quello che è la realtà del mezzogiorno. Abbiamo delle infrastrutture che hanno necessità di essere rinnovate e rese più dinamiche. Inoltre aggiungo che sarebbe opportuno cominciare a lavorare su un ragionamento di area di centro Italia, quindi migliorare anche i collegamenti con le altre regioni, perché tutto è funzionale allo sviluppo dei nostri territori insieme agli altri e quindi del centro Italia in generale. È chiaro che sarà necessario, visto l'arretratezza e il fatto che le infrastrutture, al pari di altre situazioni, sono state lasciate lì ferme per oltre 20 anni, mettere delle priorità e cercare di mettere in atto fin da subito delle politiche di realizzazione di strutture di breve periodo comunque proiettate verso il futuro. E adesso sentiamo invece le priorità per il territorio da parte di Francesca Polloni, candidata in consiglio regionale per Toscana Civica per il Cambiamento. Se scherzando vi potrei dire che sono una ragazza irrequieta, parlando sul serio invece, perché sono due percorsi ben distinti, sia quello dell'assessorato che ovviamente quello di questa candidatura, ma tutte e due incarnano l'anima civica che già sto cercando di portare avanti. Mi rimetto al giudizio dei cittadini da 2 anni a questa parte con l'assessorato sotto la guida ovviamente del sindaco De Mossi. Quindi è lo spirito civico e la convinzione che essere civici possa portare per il radicamento al territorio a dei cambiamenti fattivi sul territorio. Secondo lei in queste elezioni regionali quanto sarà il ruolo del civico? Beh, questa è una bella domanda, sono elezioni che ci ricordano quei pali dove tutto è molto magmatico, poi da Dragaiola dopo la vittoria con Falchino e Ogiva direi che tutto è possibile. Per quanto riguarda il peso del civismo, questo si innesta ovviamente in un risultato, dicevo, molto mutevole, dove credo però che il sentore dei cittadini rispetto alle logiche partitiche, soprattutto di sinistra, sia di forte delusione e quindi potrebbe far ben sperare. Del resto la vittoria su Siena dell'avvocato De Mossi è di incitamento. Adesso passiamo alla nostra pagina dedicata alla provincia. Si è spento all'età di 68 anni per un male incurabile, più volte campione italiano ed europeo di autostoriche, Umberto Bonucci, Colle Valdelsa piange, un grande pilota ed una persona di enorme umanità. Un male incurabile si è portato via Umberto Bonucci, pluricampione italiano ed europeo nella categoria delle auto storiche al volante della sua Osella. Aveva compiuto 68 anni lo scorso 13 maggio Bonucci, nato a Castelnuovo Berardenga, viveva da tempo a Colle di Valdelsa. Una lunga e brillante carriera quella di Bonucci, cominciata negli anni 70. Non sono infatti mancati successi e soddisfazioni per il pilota. Bonucci conquista 7 titoli europei FIA e 10 italiani, vincendo 153 gare in salita. Ha trionfato in più occasioni anche al trofeo Luigi Fagioli di Gubbio, addirittura 10 volte, alla Camucia Cortona 5 volte ed allo Spino, dove nel 2010 ha vinto la categoria e nel 2016 ha realizzato l'assoluto. Pilota vero e passione allo stato puro, Bonucci amava definirsi come un drogato di motori, perché tutto quello che si mette in moto lo attrae e lo interessa. Pilota su strada, ma amico e riferimento per tutti i colleghi che si cimentano con lui nelle cronoscalate. Sul piano umano, Bonucci viene ricordato come persona di grande squisitezza che sapeva sdrammatizzare anche i momenti meno fortunati, quando magari per un piccolo problema alla vettura era costretto al ritiro ed a rinunciare ad un assoluto praticamente certo. La sua ultima stagione si è conclusa alla fine del 2019 con la vittoria nella Coppa Faro a Pesaro e con grandi aspettative per affrontare il 2020 da protagonista, una stagione di fatto mai cominciata. La sua esperienza lo aveva portato anche ad essere membro della commissione autostoriche e ad assumere altri incarichi in ACI Sport e nella sottocommissione FIA per le gare in salita. Umberto Bonucci lottava da tempo con un male incurabile che si è portato via un campione ed una persona speciale. Buongiorno. Sarà il disegnatore umorista e comico Alvalenti il prossimo ospite del cartellone estivo del Castello di Monteriggioni, che torna martedì 8 settembre.
Si intitola Il poeta e la lavagna, la serata poetica, graficomica e di improvvisazione grafico-teatrale che martedì 8 settembre sarà di scena al Castello di Monteriggioni con Al Valenti, il disegnatore umorista, comico e cabarettista già protagonista di Zelig. L'appuntamento coinvolgerà il pubblico con uno spettacolo che prenderà il via alle ore 21.30 in Piazza Roma, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid-19. Alessandro Valenti, in arte Al Valenti, nasce il 16 febbraio del 1958 in Sardegna. Ad 8 anni si stabilisce a Siena ed è proprio nella città del Palio che Al Valenti comincia ad affinare la sua indole di umorista grafico, dando il via ad un percorso che lo porterà fino a Zelig. Ma c'è anche tanta gavetta nella storia di Al Valenti. Soggiorna e lavora a San Francisco come vignettista crittografico, dopo gira l'Italia come artista di strada, tappa di questi appuntamenti anche la Costa Smeralda. Nel 1993 Al Valenti fa il suo esordio a teatro con l'interpretazione grafica. A fine anni 90 comincia la sua collaborazione con Mediaset e con la rivista TV Sorrisi e Canzoni. Arriverà, come si diceva, anche Zelig su Canale 5. Tornando ai giorni nostri, nello spettacolo Il poeta e la lavagna, la mano di Al Valenti viene trascinata su una grande lavagna a rullo di carta dal fedelissimo Filò, l'imprevedibile pennarello ed una sorta di alter ego che, con il suo esilarante gran melò e attraverso i suoi fantastici disegni, invita a guardare oltre le apparenze e suggerire altre visioni del mondo con altri punti di vista. Attraverso vignette che parlano di sentimenti e di sensazioni, l'artista riesce a interagire con il pubblico in un crescendo di emozioni che arriva a trasformare qualsiasi segno in un disegno, a tempo di musica ed alternando momenti comici e poetici a disegni umoristici. E spostiamoci adesso a San Quirico d'Orcia, dove si apre un weekend di festa nonostante l'emergenza Covid-19. Come ogni settembre verrà celebrata la festa della Madonna di Vitaleta, quest'anno in forma ridotta ma con eventi, appuntamenti liturgici, culturali e sportivi, tutti rigorosamente all'aperto. Lorenzo Agnelli. Con l'arrivo di settembre a San Quirico d'Orcia si celebra la consueta festa della Madonna di Vitaleta e sebbene l'emergenza virus Covid-19 non sia affatto terminata, la festa si farà. Certamente in forma ridotta, nonostante l'edizione 2020 avrebbe avuto un significato speciale, in quanto cade proprio quest'anno il centenario dell'incoronazione della Madonna di Vitaleta e per questo i grandi festeggiamenti sono rinviati direttamente al 2021. Ma la festa si terrà con appuntamenti liturgici ai quali parteciperà anche l'arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lo Iudice, ma non solo, infatti ci sarà spazio alla cultura con il concerto negli Orti Leonini del pianista senese Ludovico Troncanetti e ovviamente ampio spazio anche al vivere nella natura. Sarà una festa come giustamente quest'anno purtroppo abbiamo già visto accadere in altre manifestazioni anche nel nostro territorio, abbiamo dovuto arginare quelle che erano le problematiche, cercando di ridimensionare e comunque garantire quello che era stata la tradizione degli eventi passati. Quest'anno purtroppo, proprio per tutte le normative, tutte le nuove restrizioni che sono poi subentrate anche nell'ultimo mese, la festa della Madonna sarà molto ridimensionata, verrà fatta una passeggiata simbolica da Piazza Chigi alla chiesa di Vitaleta e ritorno, proprio per cercare di celebrare questa festa, e poi un concerto all'interno degli Orti Leonini che possa valorizzare quello che è un parco storico per San Quirico, e poi avrà anche l'onere e l'onore il musicista che verrà qua da noi di inaugurarlo per la prima volta con un evento artistico e culturale. E poi anche le altre manifestazioni che nel settembre dovevano avvenire verranno messe in scena con tutte le accortezze che le normative in questo momento prevedono. E adesso la nostra pagina sportiva, il volley, la Emma Villas Siena sta per terminare la seconda settimana di preparazione. Ai nostri microfoni il libero Pasquale Fusco ha fatto un bilancio di queste prime due settimane e ha commentato anche quello che sarà il prossimo campionato. Non sarà facile, afferma, sentiamolo. Abbiamo cominciato un po' a rilento perché comunque dopo 6 mesi di stop era giusto così partire piano piano. E adesso già la seconda settimana stiamo spingendo un po' di più e siamo tutti pronti per dare il massimo, perché comunque ci manca giocare questo sport e anche solo toccare la palla è stata un'emozione fantastica. Io fortunatamente Alessandro ce l'avevo già l'anno scorso a Bergamo, quindi ritrovarlo qui è stato sicuramente un piacere per me. Abbiamo lavorato molto bene insieme l'anno scorso, sono contento di poter fare un altro anno con lui
E per quanto riguarda la squadra posso dire la stessa cosa di Dore, abbiamo un buon feeling secondo me, e soprattutto essendo entrambi ricettori abbiamo la nostra grana, diciamo, quindi già l'anno scorso abbiamo lavorato tanto insieme e tutti gli altri ragazzi conoscevo quasi tutti, chi più chi meno, sia perché averli incontrati tante volte nelle scorse stagioni e sia perché alcuni li conoscevo per altri sport, magari il beach volley d'estate eccetera. Mi sto trovando bene, stiamo creando un buonissimo gruppo, io sono molto contento, penso che siamo solo all'inizio, quindi può andare solo che meglio. Il livello secondo me è molto più alto di quello dell'anno scorso, sono sincero, e ci sono delle squadre magari 4x5 che hanno davvero un roster importante. Non sarà facile perché è una stagione strana, è una stagione anomala. Comunque ritorneremo in campo dopo 8 mesi che non proviamo il brivido della competizione, della pressione, quindi sarà divertente vedere a che punto siamo arrivati, a che punto arriveremo a metà ottobre, ma la voglia che c'è, che vedo anche solo nei giochini che facciamo durante l'allenamento, la carica che ho io stesso da quando ho firmato a Siena è tanta. È una piazza importante, io voglio dare tutto per questa società, e per quanto sarà difficile il campionato ce le giocheremo tutte sapendo che sarà difficile, ma vogliamo arrivare fino in fondo e sperando in più in alto in classifica. E chiudiamo con la palla a mano, la Ego Siena torna in campo domani, infatti la prima partita della stagione vedrà i bianconeri sfidare il Fasano. Quali sono le condizioni della squadra dopo tanti mesi di stop? Lo abbiamo chiesto al coach Dumnic e al giocatore Bargelli, vediamo. Sarà una partita dura, sappiamo bene come Fasano, con una squadra, ottima squadra che negli ultimi 10 anni ha fatto molto bene. Hanno cambiato un po' l'ultimo periodo, hanno anche loro una squadra di giovani, ma una squadra tosta. E dopo 5-6 mesi sarà dura per tutti, sicuramente anche per noi, che è una nuova squadra completamente. Mancherà sicuramente Felipe Gaeta, che non dobbiamo rischiare, ci vuole tempo ancora per recuperarlo. E credo anche senza di lui che possiamo vincere questa partita. Allora, a livello fisico ho recuperato ora un piccolo infortunio, ho fatto molte sedute di fisioterapia e sono contento di giocare la prima contro i miei vecchi compagni, siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare. È un campo secondo me molto ostico e andare a vincere là è sempre stato un problema per tutte le grandi squadre. Fasano è risaputo anche che lotta fino in fondo, fino alla fine, fino agli ultimi secondi, e sarà dura. Ed era questa la nostra ultima notizia, non ci sono notizie dell'ultima ora, adesso le previsioni del tempo, poi a seguire Voci d'Opera in memoria di Ettore Bastianini, poi la replica del nostro TG e poi a seguire La Bussola. Era tutto per questa edizione, un saluto e un buon weekend dalla redazione di Radio Siena TV.